Siamo qui per darvi dei consigli di cui noi avremmo tanto avuto bisogno all'epoca della maturità su come copiare, perché questo video è apposta per chi sta per fare la maturità, poi chi la farà i prossimi anni e chi la deve rifare la... Questo video è diseducativo? Sì. Questo video sarà odiato dai vostri professori? Sì. Questo video sarà amato da voi? Sì. Iniziamo. E per citare i fratelli Moriarty, 5 points! Se avete dei tatuaggi, tatuatevi sulla pelle le informazioni che volete ricordarvi. Allora, che tatuaggio facciamo? Se quasi possibile la funzione del seno della tangente di x. Ma cos'è la funzione di x? Poi qua una piccola tavola periodica, non si sa mai. Qua la data della scoperta della penicillina. Sì, sul culo la caduta dell'impero romano d'Oriente. No, d'Occidente, d'Oriente lo so. È l'Occidente che mi confonde. Vai, vai, tu scrivi tutto quello che ti ho detto. 7 ore dopo sono quello di Prison Break. Sì, bene, adesso ha tutto scritto sulla sua pelle. Sì. Peccato che alla maturità non la fanno stare a torso nudo. Quanto costa far rimuovere tutto col laser? Un'altra cosa che faranno è vi toglieranno i cellulari. Non potranno impedirvi di andare in bagno. In bagno voi avrete precedentemente nascosto un vostro cellulare. Wow. In un posto dove nessuno può sapere che sia lì. Ok, telefono, grazie. Sì, telefono, prego, siediti pure là. Guardi, glielo dico già subito, prof, io il telefono l'ho lasciato a casa. Davvero? Sì, tanto sapevo che non si sarebbe potuto usare. Sei non... sicuro? Non è che ce l'hai in tasca? No, no, controllo. Posto? Sono pulito. Bravo Pisani, per una volta mi hai stupito, complimenti. In compenso cago 4 volte all'ora. Un altro consiglio che possiamo darvi è questo, ne siamo molto fieri. Avete presente le magliette dei concerti con scritto Metallica e dietro tutte le date del tour? Ecco, perché non ne fate una voi? La fate stampare, davanti scrivete Vasco. E dietro Vasco ha fatto tutto un tour di date che potrebbero essere più utili a voi che a lui, diciamo. Sì, tipo uno storico esordio del tour a Palos nel 1492. Sì, poi nel 1789 ha fatto quel gran concerto a Parigi alla Bastiglia, per dire, sì. No? Per non dimenticare l'ultima data, Hiroshima nel 45, il tournée chiusa col botto. Oh, so che tu fai sempre gli stratagemmi per copiare, questa era la maturità che hai fatto? Beh... Vedi sta maglietta Vasco? Sì. Ecco, guarda dietro ci sono tutte le date. Il tour di Vasco. Tutto quanto, tutto quello che mi serviva. Sto per la terza America, prova. Guerra mondiale. Sgrande, Madonna. Sono un genio, sono un genio. E com'è andato l'esame? Quanto hai preso? Ma mi hanno bocciato. Ma come? C'avevi tutta la maglietta? Però quelli dietro hanno preso tutti 100. Come insegnano i grandi maghi, i grandi illusionisti? Più il trucco è... sotto gli occhi di tutti, è più invisibile, più nessuno lo noterà. È un professore, il giorno della maturità entrerà e controllerà tutti voi, ma non il soffitto. Scrivete le formule sul soffitto. Scrivete le date sul soffitto. Scrivete tutto sul soffitto, perché quando siete in difficoltà, non sapete cosa fare, dici: cacchio, io mi appello a Dio. Ok, vai. Ci sei? Sì. Allora vai, storia, cosa va? Napoleone? Sì. Napoleone, vabbè, sì. Okay. Battaglia di Waterloo, Sant'Elena. Scritta, là, Esilio, c'è ancora uno spazio più là? Spazio, cosa vuoi mettere qui? Una formula. X uguale logaritmo di Y in base E. Ok, allora sul soffitto c'è tutta la conoscenza dell'umanità. Oddio, arriva il prof. Buongiorno ragazzi, visto che quest'anno saremo in tanti, la prova verrà eseguita in palestra. Un altro modo che avete è prendere un foglio bianco, appoggiarlo su un libro, prendere una penna che non scrive e scrivere sul foglio bianco tutto ciò che vi serve. Ricordatevi di calcare, poi prendete il foglio, lo mettete in tasca e quando vi daranno i fogli di brutta, quelli approvati dal ministero per fare l'esame, voi tirerete il foglio, lo metterete insieme agli altri e guardando in controluce troverete tutte le informazioni necessarie a passare degnamente la vostra maturità. Tu cosa hai fatto? Super tecnico, ho guardato un video su YouTube dei Pampers dove dicevano di calcare su un foglio con una penna che non scrive. Guarda qua, sul foglio bianco, appena mi danno i fogli di protocollo lo metto in mezzo, non se ne accorge nessuno e ci sono tutte le formule, tutte le date, tutte ma le si vede notizie. Bene, basta metterlo in controluce, vedi? Ma che figata, è vero. Buongiorno ragazzi, quest'anno visto che siamo in tanti la prova verrà eseguita al buio.
Bene! Bene, con questa nostra verve si chiude questo video di così da maturità. Mi raccomando, vabbè, se no questo video è soltanto diseducativo, quindi dobbiamo dire anche qualcosa di educativo. Quindi mi raccomando, don't try this at home. Try this at school. Sì, anche perché at home non serve a penis. Esatto, e quindi vi mandiamo un grosso in bocca al lupo per la maturità. A parte gli scherzi, speriamo che vada bene a tutti. Condividetelo ai vostri amici. Citelo a tutti. Tutti. Spandete il verbo e abbattiamo il sistema della maturità, che è solo un numero. Ci danno solo un numero per valutare 5 anni di progressi. E come fai con un numero a valutare la crescita di una persona? Come fai? Cosa vuol dire 62? Io sono diventato un uomo grazie alle mie esperienze passate e non alle verifiche. 62 Vasco dov'era? Non sulla luna. In verità fosse 62. No, ma devi dire un'altra città. Non c'è un cazzo. E quindi? E niente, credo sempre che Luca possa improvvisare, in realtà. Trovo le cose divertenti. Sì, ma se sono chiusa. Stai ancora registrando? CLD50! È la seconda data di Vasco! Non vuol dire niente! Vabbè, chiudiamola così.